amici, oggi sono particolarmente contento perché ho qui accanto a me Emanuele Masini, che è il direttore responsabile di una notissima pubblicazione, soprattutto per gli addetti ai lavori nel mondo del cinema, che è il famoso Annuario del Cinema Italiano e Audiovisivi. Come va, dottor Masini? Tutto bene? Tutto procede bene, nonostante le pandemie? Beh, dunque, facciamo finta di vivere nella normalità. E secondo me la chiave per andare avanti in un momento come questo è proprio cercare di vivere l'oggi, sperando e confortati anche dalle notizie, no? Legate ai vaccini per questa maledetta pandemia, quindi vivere un po' la giornata e cercare in qualche modo di programmare il futuro. Prossimo, ecco. Lato cinema, naturalmente sappiamo che le sale sono chiuse, sappiamo che alcune piattaforme si stanno sostituendo alle sale, le piattaforme dei grandi editori e player di mercato come Amazon, Netflix, Disney più, insomma, il mio timore, ma poi magari lo vediamo dopo, è che appunto la gente poi si abitui a fruire di un servizio che non è la realtà che dovrebbe essere. È certo, ma io stesso in tutto questo periodo, io che sono un amante del cinema, però sono molto collegato, trascorro molte ore su Netflix, su Amazon, ancora non sono andato sulla nuova piattaforma di Disney, che però poi in fondo ripropone tante altre cose che sono anche in altre piattaforme. Viviamo in un momento di grandi trasformazioni, in fondo tecnologiche. Anche la grande sala cinematografica, se non erro, è passata dal proiettore famoso che ogni tanto si spezzava la pellicola e allora chi operava incollava la pellicola al digitale, se non erro, no? Assolutamente, anche la tecnologia ha fatto ovviamente da padrona nella realizzazione dei film, quindi non si gira più con pellicole sulle pellicole tradizionali, o almeno nella maggior parte dei casi, ma si gira tutto in digitale, che questo naturalmente comporta anche un risparmio notevole, come puoi immaginare, rispetto a pellicole che venivano tagliate in continuazione a secondo del numero delle scene girate. C'è da dire che il cinema, se vuoi facciamo un piccolo passo indietro, già con l'avvento delle televisioni commerciali in Italia, no? Aveva avuto un attimo di tracollo perché la gente improvvisamente si trovava a casa a una programmazione inaspettata, no? La mia generazione ricorda il lunedì sera il film su Rai 1, quando i canali erano soltanto due. E si attendeva con una ansia e gioia e aspettativa incredibile. Ed erano film usciti minimo, cioè non prima di 15 anni rispetto alla sala, no? Quindi comunque tu eri obbligato ad andare al cinema per seguire le novità. L'avvento della televisione commerciale, oltre a portare il cinema nella casa, ha portato anche produzioni televisive, per carità, ottimo, viatico per chi lavora nel settore, perché tanta gente lavora adesso nelle varie produzioni televisive, le serie TV ormai sono diventate pane quotidiano, se ne discute sui social e hanno fatto sì che grandi piattaforme appunto si espandessero, no? Grazie a questo come Netflix. Però appunto ti dicevo, il cinema ha avuto questa crisi negli anni 80, no? Con l'avvento delle televisioni commerciali. E lì si è capito che qualcosa bisognava fare. Sicuramente non si poteva recuperare il numero di spettatori. Ti faccio un esempio: un film di successo negli anni 70 aveva 14-13 milioni di spettatori. Avengers, il successo, no? Piuttosto che Joker, hanno avuto 5 milioni di spettatori nelle sale. È chiaro che poi tutto si va a spostare nelle piattaforme, mentre ai tempi nostri, se ti ricordi, l'anno dopo riusciva lo stesso film, i Bond riuscivano seriali a cadenza continua.
Quindi diciamo che il cinema si è dovuto riorganizzare, quindi far sì che la gente in qualche modo fosse stimolata ad andare al cinema. È come lo spettacolo, il sogno, grandi attori, grandi immagini, grandi scenografie, no? E che è un po' quello che accade anche oggi con questi appunto colossal che attirano molta gente nelle sale cinematografiche. E quindi la funzione è quella, la funzione del sogno. Io dico sempre che è vero che la televisione si è evoluta, gli schermi sono sempre più grandi nelle case degli italiani, gli impianti audio anche, no? Oggi molti possono usufruire di Dolby Digital a costo molto basso, però la magia del buio, della condivisione dello spettacolo, che poi è anche quella di tutti insieme applaudire, gioire, piangere di fronte a uno spettacolo meraviglioso come quello che può offrire un bel film, è insostituibile. E devo dire che le multisale moderne, a parte alcune che non mi vedono molto d'accordo come dimensione, mi sembra un po' di stare a casa mia col televisore 60 pollici, però devo dire la grande sala delle multisale, quindi comfort, aria condizionata, non so se ricordi, non voglio fare l'anziano, ma io ricordo ancora quando alla fine del tuo tempo si apriva il soffitto del cinema per permettere al fumo di salire, perché si poteva fumare nelle sale. Quindi come è cambiato un po' tutto, no? Insomma, devo dire... Oggi si dovrebbe un po' proibire, quasi trovare il sistema di lasciare fuori della sala il telefonino e di lasciare fuori della sala troppi popcorn, perché talvolta devo confessarlo, preferisco vedere dei film su un larghissimo televisore più che ritornare nella sala, proprio perché sono disturbato dai telefonini che trillano e dai popcorn che si sgranocchiano troppo nelle sale. Ma a parte questo, dico, torniamo a quello che deve essere il tema della nostra conversazione. Qui c'è un anniversario che incombe. C'è questo grosso volumone, non so se riesco a farlo vedere, ma guardate come è alto. Questo è l'annuario del cinema italiano, cari amici. Con questo volumone voi sapete veramente tutto del cinema. State cercando i registi, state cercando le produzioni, state cercando di tutto e di più. E questa idea è venuta quanti anni fa? Allora, nel 1951, con orgoglio lo nomino mio nonno Alessandro Ferraù, e tra l'altro stiamo portando avanti questo testimone in famiglia, no? Grazie a Elettra Ferraù, la figlia, e mia madre, che appunto è direttore generale, mio fratello Alessandro, che è direttore editoriale, io direttore responsabile di questa opera. Premetto, editata con una società no profit, quindi non è assolutamente a scopo di lucro, tutt'altro, è soltanto, facciamo tutti anche altri lavori, perché bisogna anche vivere, ma noi lo portiamo avanti con grande orgoglio, un ricordo meraviglioso che abbiamo di questa persona, che appunto è stata, devo dire, forse l'impersonificazione del marketing assoluto, perché ha sempre, voglio dire, intuito quali potessero essere e intercettato i bisogni della gente, ovvero lui inizia come giornalista nel mondo del cinema, parliamo poco prima degli anni 50, e si rende conto che il cinema, dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, stava cominciando ad avere un fermento inaspettato, nascevano produzioni, distribuzioni, e quindi disse: ma io come li metto in contatto, faccio mettere in contatto queste persone tra di loro? E quindi, un po' probabilmente copiando gli elenchi del telefono, disse: ma io qui ci metto come pagine gialle, anzi, tutto. Ed è cominciato a nascere. E quindi con tutti i riferimenti, indirizzi, ruoli, curricula, che sono anche quelli importanti. Considera che non c'era internet. Mio nonno inventò anche una cosa, brevemente, che era l'annuario degli attori, dove era un annuario fotografico, che poi con internet ha cessato di esistere, non aveva più ragione, e dove appunto i registi sceglievano i cast, avevano facce, attori, e in qualche modo riuscivano anche a creare, no, lo scenario per il proprio lavoro. E questo anche fu una sua intuizione.
Devo dire, e altra cosa, sempre del 51, 52 fu l'invenzione delle medaglie d'oro Una vita per il cinema, col patrocinio del nostro annuario, dove lui fece premiare dalle grandi star le maestranze del cinema. Anche quella, se tu ci pensi, un'idea banale, ma nessuno la faceva, cioè mettere in risalto, dare vetrina per la prima volta a chi sta sempre dietro le quinte, no? E probabilmente non viene neanche letto nei titoli di coda perché la gente si è già alzata ed è uscita dal cinema. E quindi questo fu tra le varie cose, oltre appunto giornalista, uffici stampa, film di Trinità, amico di Totò, scrisse un libro insieme, Siamo uomini o caporali, questo per farti capire lo spessore della persona, naturalmente, no? Sceneggiatore di tanti film, assolutamente. Quindi lui inventò quest'opera che man mano è andata a evolversi, perché come dicevamo prima, la televisione ha fatto sì che questo annuario inglobasse anche tutto quello che aveva a che fare con i mezzi tecnici, le distribuzioni legate alla TV, agli audiovisivi. E considera che nel chi è, tu praticamente hai tutti i contatti possibili e immaginabili, dall'attore, dalla star a tutti gli altri, insomma, e con fatica, puoi immaginare, lo aggiorniamo, lo portiamo avanti. Non abbiamo ancora ceduto alla tentazione di mettere tutto online, per evitare di editare poi un volume che, come tu immagini, ben sai, insomma, ha i suoi costi, ma in realtà secondo me il fascino è anche quello, insomma, mantenere un attimo in vita un bel libro che possa soddisfare tutti gli addetti ai lavori. Voi siete riusciti in una grande bella impresa, nel senso perché anche strategicamente, secondo me, avete trovato una chiave che forse sarebbe anche interessante per l'editoria tradizionale, perché avete saputo coniugare la pubblicità con libro, perché questa iniziativa no profit che voi portate avanti la potete portare avanti perché vi siete focalizzati sul fatto di una consistente raccolta pubblicitaria da inserire nel libro e che è il finanziamento del libro, non ti pare? Assolutamente. Devo dirti che noi fino a una quindicina di anni fa avevamo un contributo anche dal Ministero dello Spettacolo, un contributo che ci consentiva anche di avere, per dirti, un redattore fisso, no? È cosa che non possiamo più fare, e inspiegabilmente ci è stato tolto questo contributo, essendo l'annuario l'unica opera attuale del settore e per il settore. È una cosa inspiegabile, non ci siamo fatti una ragione per un lungo periodo, abbiamo cercato di affermare le nostre ragioni, perché ci sentivamo dalla parte della ragione, ma non è servito a nulla, e va bene così, facciamo da soli. Potremmo fare sicuramente meglio, ma cerchiamo lo stesso di arrivare a livelli alti e sovvenzionandoci grazie alla pubblicità, la pubblicità prettamente del mondo del cinema, quindi, come anche tu puoi immaginare, con margini molto, molto bassi, insomma, però riusciamo, insomma, al momento a farci. Ma certo, ma è quello che io dico, ora apro una piccola parentesi di mio interesse personale, ma come tu sai, io ho osato, ovviamente, anche se la mia è una SRL, ma è una realtà no profit, perlomeno per me assolutamente no profit, che porto avanti da oltre 20 anni, perché mi sono incaponito che volevo fare gli ebook, i libri digitali, ma non i libri digitali che siano la fotocopia digitale di quello che già tu trovi in vendita in libreria in volume, ma originali. Ecco, il messaggio che io vorrei far passare per portare avanti un discorso del genere è che i libri digitali originali sono un nuovo supporto, secondo me, per inserzioni pubblicitarie ad hoc, perché quelle sarebbero un sostegno economico ad un tipo di editoria
nascente che ancora la gente non ha compreso pienamente. Per questo mi riferivo alla vostra idea di coniugare pubblicità con un'edizione. Ma torniamo alla storia del cinema. E torniamo, dico, tu sei giovane, ti sei avvicinato al cinema attraverso tuo nonno, ti sei innamorato del cinema. Raccontami un po' di aneddotica della storia di questi 70 anni che ovviamente non ti hanno visto partecipe per tutto l'arco, però da quando hai cominciato a partecipare al gioco, dico, ne avrai viste tante, avrai dei bei ricordi legati al cinema e legati a tuo nonno. Allora, guarda, posso raccontare cose che posso raccontare, perché ce ne sarebbero altre che voglio evitare, non so, perché ci tengo alle amicizie attuali. Allora, sicuramente io ho assistito a una trasformazione. Io da piccolo vedevo a casa Amedeo Nazzari, vedevo a casa Totò, l'ho visto, ho intravisto, vedevo Alberto Sordi, Aldo Fabrizi, amici veri di mio nonno. Ecco, una caratteristica di mio nonno che secondo me è veramente particolare e rara nel settore del cinema è che lui aveva amici veri ed era stimato da tutti e nessuno ha mai parlato male di lui, quindi puoi immaginare che secondo me è un bel risultato in quel mondo. Allora, sicuramente quello che io notavo è che, ma penso sia una cosa che forse immaginano anche i nostri amici ascoltatori, è che quello che si vede nello schermo non è ovviamente poi la realtà, nel senso che nello schermo gli attori interpretano dei personaggi e poi si tolgono la veste e sono loro stessi, no? Quindi io vedevo degli attori, ma ti posso dire, cioè, lo stesso Totò con una serietà, piccolo, ma lo ricordo, insomma, perché così bene o male avevo intuito che insomma era un grande, e insomma molto serio, parsimonioso, ragionamenti veramente ad altissimi livelli, no? E poi lo vedevi mascherato, no? Che faceva il balletto di Pinocchio, e così come Alberto Sordi, una persona su cui si è detto di tutto. Ma ti posso garantire che niente è vero, cioè anche lui è una persona veramente, una brava persona, un professionista meraviglioso, naturalmente non poteva essere fuori dallo schermo quello che gli spettatori si sarebbero, insomma, avrebbero voluto che lui fosse, perché non interpretava più quei ruoli, no? Quindi magari era un po' più chiuso, era un po' cinico anche, insomma, questo è un po' quello che accadeva. E poi devo dirti la verità, ho visto un cambiamento di professionalità io ti parlo dagli anni 70 ad oggi, no? Registi di una volta, parliamo sempre in generale, mi raccomando, poi ci sono naturalmente eccezioni e anche più di quelle che uno possa pensare. Comunque sia, veramente delle persone meravigliose, signori, molto preparati, ok? Che leggevano molto, molto documentati. Poi purtroppo si è andati sempre più verso i figli del Grande Fratello, ma lì io immagino più che altro anche attori, ecco, che non hanno fatto scuola, ma sono molto popolari, quindi la popolarità è diventata la dote maggiore da sfruttare, no? E poi cozza, poi in alcuni casi no, e ti posso fare un nome se vuoi, mi riferisco a Luca Argentero, no? Che esce dal Grande Fratello, ma è un grande e bravo attore, sicuramente ha studiato molto, si è preparato. Ma poi altri che sono meteore, e non faccio i nomi, che li vedi, durano popolarissimi, ma poi finisce lì, insomma. Si è passati all'apparenza più che alla sostanza, e con l'apparenza si dura poco. Io ricordo una cosa della generazione di tuo nonno. Io per un lungo periodo ho fatto il giornalista, ero alla Domenica del Corriere, eccetera. C'è un'intervista che non sono riuscito poi a portare a compimento ad Alessandro Blasetti. Ma lo sai perché?
Perché Alessandro Brasetti era talmente preso dal fatto di essere un regista e di fare le riprese, poi rifarle, rifarle, per cui gli facevo una domanda, lui mi dava una risposta e poi no, 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 non va bene, andiamo, facciamo la seconda, la terza, insomma è andata a finire che non è venuta una intervista perché doveva rifare sempre la risposta ad una domanda. Senti, ma tu hai... Ho una grande mamma, soprattutto Elettra Ferraù, che appunto porta avanti con dedizione totale l'opera di mio nonno, una grande giornalista, una grande maestra di vita, professionale. E insomma, devo dire che la mela non cade lontano dall'albero, insomma. E quindi da questo punto di vista siamo riusciti anche a lavorare e collaborare insieme, cosa non sempre facile tra parenti stretti, no? E Certo. serve un po' ogni tanto l'autorevolezza che dà la non parentela, ma invece in questo caso devo dire che abbiamo sempre lavorato molto bene e ho imparato moltissimo. Mio fratello ed io, Alessandro, devo dire che segue anche lui tantissimo. Noi abbiamo portato avanti no, i nostri lavori grazie agli insegnamenti loro, di nonno e di mamma. Senti, in questi 70 anni di vita di questa vostra splendida pubblicazione, qual è stato secondo te che la dirigi e quindi conosci tutta la storia sin dall'inizio, il momento più bello, più significativo, quello in cui avete ottenuto... non so, la maggiore soddisfazione, cioè, da Allora, guarda, incontro. l'annuario del cinema andava di pari passo con altre attività, no? E quindi si contestualizzava ad eventi che sicuramente facevano sì che in quei momenti anche l'annuario beneficiasse, e noi tutti, di gioia, di soddisfazioni. E sicuramente sono state il premio, la medaglia d'oro, Una vita per il cinema, che richiedeva una preparazione, come puoi ben immaginare, perché si arrivava alla data fatidica, che solitamente era l'estate di ogni anno, ma c'era tutta la preparazione dietro nel scegliere chi i premiati, scegliere e convincere anche celebrità che premiassero queste persone. Ti devo dire, ricordo l'anno esatto, non me lo ricordo, ma era l'Hilton a Roma e vennero moltissime celebrità americane, e quella fu la soddisfazione più grossa, perché ti rendi conto a quel punto che hai fatto centro, cioè sei conosciuto in un settore ovunque, anche nella patria comunque del cinema mondiale. In realtà il cinema italiano ha molto da insegnare, ha insegnato molto e continua a farlo, però effettivamente lì il cinema è vissuto con uno spessore molto alto, insomma, in termini organizzativi, anche perché se lo possono permettere, moltiplichi per 10 gli incassi e quindi puoi girare un film più a lungo, puoi avere gli attori. Più attori di livello, insomma, è tutto legato ovviamente alla parte economica, no? Nella produzione di un film. Però ecco, quando abbiamo visto attori e registi americani partecipare, insomma, siamo stati tutti molto contenti. E poi che ti dico, l'evoluzione sicuramente che ci ha fatto avvicinare al mondo della televisione, nemica del cinema, no? Fino a un certo punto, fino agli anni 80. E alla fine adesso, insomma, devo dire, vanno a braccetto le produzioni televisive e cinematografiche. Tant'è vero che molti attori del cinema, cosa che non avveniva un tempo, partecipano anche a produzioni televisive, su tutti i giallini, per dirti, no? O altri, insomma, attori adesso degli italiani, che al cinema sono box office. Certo. Ecco, ma riprendiamo e concludiamo il nostro discorso pensando al futuro. Pensando al futuro e pensando naturalmente chi ha sofferto di più in questo periodo non sono tanto gli attori, ma
sono tutte le maestranze che sono rimaste bloccate non soltanto nel mondo del cinema, ma anche in quello del teatro. Quindi, manifestando una grande solidarietà per tutti loro e sperando che sia vero che alla fine di marzo magari qualcosa ricominci a funzionare con la riapertura dei cinema e con la riapertura dei teatri, in dove la pandemia non imperversa troppo. Dico, tu come vedi il futuro del cinema? In una sorta, diciamo, di patto di amicizia tra cinema, televisione, Netflix, cosa, cioè in uno scambio. In fondo tutte queste produzioni per le piattaforme potrebbero mescolarsi con il cinema, in realtà già si mescolano con il cinema tradizionale perché ti ripropongono tanti, tanti film, però tu come la vedi? Come la vedi la cosa in futuro? Allora, guarda, la domanda è ottima perché i grandi editori, appunto io, Amazon, Netflix, eccetera, eccetera, già producono film originali per le sale cinematografiche. E e questa è una cosa buona perché loro hanno la visione, loro hanno anche una piattaforma per proseguire più là poi. Le varie distribuzioni, no? Quindi dal cinema alle piattaforme. Quello che io auspico è che i tempi non siano così brevi dalla fruizione cinematografica a quella della piattaforma, per un motivo molto semplice. Io devo dare uno stimolo ad andare al cinema e ormai noi siamo presi da tante cose, quindi dobbiamo ritagliarci quel tempo. Faccio presente che il cinema rimane comunque uno degli spettacoli più a basso costo rispetto al resto. E quindi secondo me la gente deve andare al cinema per vedere un film che poi sa che sì, lo vedrà, ma molto più là. E allora la voglia di vedere un film ti aumenta, no? Perché c'è la grande star, perché il seguito di un'altra magari opera. E quindi io auspico questo, un maggiore distanziamento tra la prima cinematografica e le piattaforme, come auspicavo tempo addietro l'uscita del DVD, quando ancora i DVD andavano di moda da blockbuster e il film in sala. Comunque deve passare un tempo e secondo me non può essere meno di un anno e mezzo. E questo sicuramente può essere un buon viatico. E certo dobbiamo disabituare le persone a stare sedute sul divano, cosa che in questo anno e più è successo, insomma. Io auspico in realtà che certo la ripresa a fine marzo, leggo i dati di queste varianti del virus e sono molto preoccupato. Quindi magari a macchia di leopardo sì, potranno anche riaprire delle sale nelle zone non rosse e non arancioni. Però insomma non è sicuramente un discorso ampio e ti dirò di più, il nord. Da che esiste il cinema è sempre stato un serbatoio di spettatori enorme ed il Nord è in ginocchio da questo punto di vista. E si potrebbero studiare delle formule che funzionarono molto 2 o 3 anni fa, cioè quelle 2 o 3 giornate a un prezzo basso del biglietto che quindi ti porta ad andare al cinema, ma non deve essere visto come il guadagno dell'esercente quanto lo stimolo, il viatico per mandare la gente in sala. Perché poi alla fine in sala è tutta un'altra cosa. Io penso, ecco, ci sono dei film che la gente attende come il prossimo James Bond, no? E quindi lì non può che uscire in sala. Hanno fatto bene a rimandarlo di un anno l'uscita proprio per questo. E la gente deve riabituarsi, di andare in sala e, ripeto, secondo me, indipendentemente dalla pandemia e da quello che è successo, un maggiore distanziamento tra la televisione, il cinema per visualizzare un film insomma di cassetta almeno, ecco. Certo, se sono film che li conosciamo e fatti in realtà più per le piattaforme che per il cinema, va bene, anche la contemporaneità, ma non è quello il cinema a cui io mi riferisco. E volevo un attimino concludere appunto su quello che è successo alle maestranze in questo periodo. Devo dire che attori, mi viene in mente Alessandro Gassman, che più volte l'ha fatto, ma anche altri si sono esposti dicendo: guardate, non è per noi, noi possiamo anche vivere 1 o 2 anni e tra l'altro ci sono le produzioni televisive che vanno avanti. In realtà qui bisogna fare qualcosa per queste persone
che veramente non si meritano, ecco, di passare momenti devastanti, visto che loro sono tra gli artefici della gioia che il cinema e lo spettacolo, teatro compreso, trasmette agli spettatori. Certo, certo, e sono perfettamente d'accordo. Io ti ringrazio, ti auguro di poter celebrare i prossimi 70 anni di questo annuario, perché vorrebbe dire che, insomma, la longevità è diventata una normalità. E allora, che dire, arrivederci, magari ci incontreremo dopo le pandemie in una sala cinematografica a gustarci insieme un bel film. Che te ne pare? Senza popcorn e senza telefonini. Esatto, grazie, giusto, giusto. Arrivederci.